siamo con Bruno Zannin, che è venuto a Rimini a presentare il suo libro e ci ha detto qualcosa di Rimini, ma lui Rimini la conosceva come scenografia prima. Sì, è un po' anche dei racconti dei viaggiatori, di chi veniva a Rimini a passare le vacanze, così. Ma sono venuto diverse volte, sempre così, in visita mia privata, se oggi è una visita istituzionale perché presento il libro. Che vuoi sapere di Rimini? Cosa ne penso? Devo dire che ne penso male, no? No, è impossibile. No, io non potrei mai vivere in una città come Rimini perché c'è troppa, troppa festa. Io sono un po' per le... per i posti di ritiro, vivo in mezzo alla natura, le montagne, cioè dopo un po' mi stuferei tutta questa esteriorità, ho bisogno un po' anche di soffrire io. Il godimento dopo un po' annoia. E del romanzo due parole? Beh, il romanzo è stato un bisogno di esternare, di raccontare, tirare fuori un magma che avevo dentro e filtrarlo e trasformarlo in qualcosa che potesse essere anche offerto agli altri per confrontarmi o dare a loro una mia testimonianza di cose che sono accadute quando la Chiesa non era degna di questo nome, alcuni esponenti della Chiesa, e quando la famiglia era anche una prigione, non era una scuola di crescita, ma era c'era il padre padrone, c'era una grande sofferenza dentro le famiglie. Oggi magari le famiglie sono divise, sono scoppiate, ma i motivi ci sono. Una volta c'erano questi motivi, ma le famiglie stavano unite e facevano danni tremendi.